Pesaro? Che dire, abbiamo visto tre servizi che dimostrano ampiamente come l'Occidente sia ormai malatissimo, sia una società del tutto decadente. Per un verso abbiamo i cani di lusso nelle spiagge di Alassio, per un altro verso abbiamo questi festini nichilisti in Costa Smeralda e poi esseri umani come i migranti che vengono trattati alla stregua di bestie o di schiavi da sfruttare illimitatamente. Quale miglior prova del fatto che l'Occidente capitalistico di cui siamo abitatori è ormai giunto al suo declino? È la prova evidente questo, io credo, e non c'è null'altro da aggiungere. Mi pare che siamo veramente al di là di ogni limite e si tratti di prendere coscienza di questo, Vedo questa saperli vita di questo. annuire, però sentiamo. Questa vita Certamente, nichilista ormai. Anch'io stima delle parole appena espresse, tuttavia con Gramsci e Marx mi permetto di dire che il mercato libero di tipo capitalistico è irriformabile, produce fisiologicamente la povertà, si regge sullo sfruttamento, è condizio sine qua non il fatto che ci sia un rapporto di forza per cui alcuni sfruttano e altri sono sfruttati nel rapporto capitalistico. Quindi le belle parole che abbiamo sentito restano necessariamente sì, però utopiche fin tanto che si resta all'interno di una società a libero mercato. Lei citava Palmer, qui possiamo citare Marx come fondatore di sì, questa però visione scusa, per cui la società capitalistica è classista lei in prima quanto ha tale. citato anche l'Unione Sovietica come diciamo, sistema che garantiva una certa redistribuzione sociale. Francamente, magari ci abbiamo creduto, ma non è proprio così. E diciamo, No, quello è io stato il però mi ha fallimento frainteso. storico del marxismo, Io insomma. stavo dicendo che peggio del mondo diviso dai due blocchi. Prima dell'89 poteva esserci solo ciò che è venuto dopo, cioè questa società nichilistica, oscena, sempre più diseguale, Però. che si manifesta in queste scene di ordinaria postmodernità dei cani Sì, di però non è lusso solo e degli esseri questo. umani che E muoiono alla talora frontiera. anche a Montecitorio. L'Occidente.